Un assegno di 5.000 euro donato da Unicredit al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, che servirà per riqualificare e installare i giochi per i bambini nel Giardino della Memoria a Favara, bene confiscato alla mafia. La cerimonia di consegna del contributo economico si è svolta nei locali della casina del barone Antonio Mendola, che il comune di Favara ha donato al consorzio agrigentino che gestisce beni confiscati alla criminalità organizzata. Vi hanno partecipato, tra gli altri, il prefetto di Agrigento Francesca Ferrandino, il presidente del consorzio agrigentino per la legalità e lo sviluppo Maria Grazia Brandara, il sindaco di Favara Rosario Manganella ed il responsabile territorio Sicilia di Unicredit Roberto Bertola. Perché questo contributo economico al Consorzio Agrigentino? Beh, parte da un progetto che abbiamo voluto con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Nasce da quando noi abbiamo individuato il Fondo Verbum Caudo come un elemento simbolo che doveva essere restituito alla collettività. Di lì è nata la voglia di diffondere questo modo di essere della banca a tutta la Sicilia. Per cui con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati abbiamo individuato 9 progetti che riguardassero beni confiscati, uno per provincia, e abbiamo voluto dare un segnale economico ma anche un segnale mediatico, quindi mi fa piacere parlare con voi, perché è quello di sconfessare che i beni, una volta che escono dall'illegalità, non abbiano più una funzione sociale ed economica per il territorio. Questo lo dimostra qui dove siamo e nel giardino che stanno creando, e questo è lo spirito che ci ha accompagnati. Unicredit si sta impegnando moltissimo sul tema dei beni confiscati, sostiene in varie forme la tematica, che soprattutto sul territorio agrigentino costituisce veramente, io non voglio dire neppure una scommessa, è una grandissima opportunità, un'opportunità di lavoro, e un'opportunità per riapproparci del territorio, e in questo Unicredit ci sta davvero accanto in ogni modo, oggi con questo contributo, ma col suo lavoro a volte anche veramente silenzioso, ha dato e costituisce un pilastro fondamentale nello sviluppo della gestione dei beni confiscati ad Agrigento e a Favara. Come sarà investito il contributo di Unicredit? Proprio qui a Favara, dove c'è la sede legale del consorzio, laddove c'era un immobile abusivo costruito con i proventi illeciti di origine mafiosa, grazie ai fondi del PON Sicurezza è stato quell'immobile abbattuto e preparato nel Giardino della Memoria. Grazie ai fondi di Unicredit invece trasformeremo quei frutti avvelenati, frutto, come dicevo, di illecito, frutto di sangue, frutto della mafia, li trasformeremo in frutti fruibili dalla collettività, dedicandoli proprio ai bambini, perché tramite il gioco vorremmo costruire una nuova cultura dell'antimafia, perché le parole sono belle e bisogna sempre dirle a favore della legalità, ma ancora di più sono importanti gli esempi. I bambini devono vedere che lì c'era qualcosa che apparteneva a pochi e fatto con il sangue e restituito invece alla collettività. E lo facciamo con metodi e strumenti nuovi, portandoli lì a giocare. Saranno dunque acquistati i giochi per i bambini, ma sarà soprattutto ristrutturato il Giardino della Memoria, che al momento non versa in buone condizioni strutturali. Inaugurata nel 2008, la costruzione è stata intitolata al piccolo Stefano Pompeo, vittima innocente di un agguato mafioso avvenuto nell'aprile del 1999. L'area pubblica, ricavata da una villetta sita in via Enrico Berlinguer, confiscata ad una famiglia mafiosa favarese, è stata realizzata grazie al progetto pilota Libera Terra Agrigento. Questo è un fatto estremamente importante in una città che ha mille contraddizioni e che si trova impegnata a fare una lotta su tutti i campi alla criminalità organizzata. E ecco perché riteniamo, e colgo l'occasione per ringraziare tra l'altro il presidente nazionale dell'Unicredit, che per fortuna è un cittadino favarese e questo ci onora, oltre che il direttore e i dirigenti dell'Unicredit dell'intera Sicilia. Noi utilizzeremo questa somma per cercare di sistemare una parte del Giardino della Memoria
che è anche un bene confiscato alla mafia, su cui metteremo dei giochi per i bambini, perché vogliamo che lì i bambini cominciano a stare assieme per formare una nuova coscienza civile e anti-mafiosa.